Spero di vederci in altre occasioni. Quando possiamo festeggiare. No, dove magari non è perfetto festeggiare o fare altro, sicuramente non continuare a richiedere il rispetto di. Di un diritto che abbiamo acquisito, ce l'abbiamo. E ci hanno estorto, ci hanno sfilato la tasca questo diritto. Grazie. Questo sì. Maria, noi volevamo chiederti, ecco, diciamo che siamo in dirittura d'arrivo, però con un bel punto interrogativo. Quindi abbiamo sentito tante dichiarazioni, forse ce la faremo, quindi vorremmo sapere da te che vieni da quel palazzo, l'aria che tira, possiamo sperare oppure ancora la vedi difficile? La vedo meno. Allora io direi, il fatto stesso che io sono qui dall'altra parte delle transenne della barricata, questo la dice lunga. Senza carabinieri attorno. Questo la dice lunga non su quello che posso ricoprire, no, ma su quello anche che sto facendo io, e cioè quello di protestare con voi. Questo già è un messaggio significativo e simbolico. Perché vi dico, nel caso in cui non foste aggiornati sugli ultimi avvenimenti, che in commissione è stata presentata una risoluzione che noi avremmo anche votato a favore se non fosse che è stata riformulata sì, in maniera da rendere leggerissimo l'impegno proposto al governo. Riferire, quando il governo può riferire quando vuole alle commissioni, così come noi possiamo richiederlo naturalmente che il governo venga a riferire senza per questo aver bisogno di votare un atto, una risoluzione per far sì che questo avvenga. Allora, come vedete, continua a non esserci la volontà politica del governo, perché anche il governo fa politica, e continua anche questa posizione ambigua che viene ricoperta da parte degli altri partiti, perché noi siamo gli unici che ci siamo astenuti, noi siamo gli unici del Movimento 5 Stelle aver visto delle criticità in questa risoluzione, le abbiamo subito messo in evidenza. Ma il termine, passerà comunque anche se il governo non ci mette nel testo. No, il governo la risoluzione è già passata. No, il fatto. La copertura. Il fatto che si chiede la copertura anche se il governo non la prevede. Dove è scritto? No, lui dice che nella prossima riunione che faranno, mi pare. Come al solito parole chiacchiere. Lui ha detto così, noi volevamo sapere il Movimento 5 Stelle, se questa cosa non passa, se non siamo nel DEF, cosa farà per portare avanti questa battaglia, diciamo. Quando arriverà il DEF, io tra l'altro non so, attraverso i miei canali ho denunciato il fatto che il DEF è rappresentato oggi come abbiamo sentito tutti dalle varie testate giornalistiche, e il governo non è venuto a riferire in commissione, quindi questa stessa risoluzione non è stato nemmeno rispettato, già l'impegno quindi era veramente leggero, e neanche questo è stato rispettato. E che sintomato però? Dice che giovedì lo porterà in commissione. Speriamo il 25 maggio, noi speriamo solo il 25. Ma se lo presenta, se abbiamo una proposta giovedì. Abbiamo letto nei giornali, e poi Boccia l'ha confermato, che ci sarà la convocazione della commissione bilancio, dove il governo dovrebbe riferire, ma potrebbe anche riferire: non abbiamo trovato i soldi, che è la cosa forse scontata, no? Sì, dobbiamo realizzare che in questo modo hanno preso in giro veramente tutti quelli che tengono veramente alla risoluzione di questa questione, appunto impegnando il governo a riferire alle commissioni e non a reperire i fondi. E tutti, compreso Boccia, cercavano di giustificare questa scelta dicendo no, anzi è meglio per noi, perché il governo viene prima a riferire, prima della presentazione del DEF, quindi anziché 20 giorni, attenderemo solo 10 giorni prima di sapere come si risolverà la questione. Invece non è così, perché alla fine nero su bianco è stato scritto
non che verranno recuperate le risorse, ma che il governo verrà a parlarci. Questo giochetto l'hanno fatto già con Barette e Brunetta una prima volta, e quando lo fa una volta lo fa spesso, quindi io ormai sta gente funziona, qua funziona, perché giocato il gioco della verde mi sembra il gioco delle tre carte, il gioco delle tre carte, Reggio Re, la roba. Noi siamo questo gioco, il gioco delle tre carte non vincerai mai perché sono tutte per cose, c'è una terza persona, non è RDS, sì, voi subito l'avete denunciato. L'unica speranza è il 25, se gli daremo una botta, ma tosta. E allora, ma qui c'è il nostro gruppo, vedete che siamo sempre soli. Qui c'è gente ancora che va presa a boccia, a parole, e non si sono accorti dopo due anni. Nella legge di stabilità di due anni fa, Baretta, l'amico suo, l'altro nano di Venezia, hanno fatto l'ira di Dio. Io gli avevo portato miliardi, hanno speso anche per il terremoto della Sicilia, hanno fatto l'ira di Dio. Adesso per esempio per il compatto di sicurezza hanno trovato, il compatto lo sappiamo, adesso l'Enel altri 3.500, Marino che bussa altri 4.000, e Maria lì farà, quella andrà in pensione, lo dico io. E noi invece adesso no. Vabbè, se passa la pubblica, pensionamento, no, quelli che hanno. A noi non ci vengono a la Giannini non vuole. La Giannini è due coppie pure la Giannini. Come si può fare? La proposta della Madia che c'entra con noi. Io sono proposta di vista, io sono deputato per la Madia. Sono tutte propagande legali. Sono slogan, non vi fate influenzare, non vi fate condizionare da questa appunto dalla propaganda. Mi pare che c'è la domanda. Allora, siccome precedentemente hanno detto che i risparmi dell'INPS non sono certificati, ma diciamo che il 26 marzo c'è stata la presentazione di una relazione da parte dell'INPS dove appunto ci sono già conteggiati dei risparmi, addirittura totalizzando i risparmi del 2012-2013 già ammontiamo a 15 miliardi e questi sono certificati, quindi perché queste relazioni non sono pubbliche, perché si fa il gioco appunto della non certificazione, di non sapere esattamente quanti sono questi risparmi, visto che la PDL 249 indicava delle risorse proprio dal fondo esodati. Quindi come sta? Se non ci sono questi dati, 15.000, perché non certificano? Sono 1.000, 2.000, 5.000. Noi vorremmo che certifichino i dati attuali, anche del 2012, ma almeno escono fuori. 2012, giugno 2013, settembre 2013. I conti sono stati fatti, ma non c'è la certificazione. Perché? Perché non vengono fuori? Perché non vengono fuori? Ancora una volta si conferma la differenza tra il piano tecnico e il piano del reperimento delle risorse, che in questo caso non rappresenta un problema, e il piano invece politico. Vedi come si spengono? Sì, della volontà politica, quindi di come il governo e i partiti della maggioranza vogliono che e come vengono spesi questi soldi. E puntualmente per il 496 questi soldi non sono a disposizione. Per invece altre categorie, oppure se vogliamo essere ancora più, generalizzare ancora di più l'argomento, per altre questioni i soldi si trovano sempre, abbiamo visto per le missioni militari, per le banche. 4 miliardi alle banche regalati, diciamo, alcuni mesi fa. Non mi ricordo. 7 e mezzo, sì, che frutteranno tra l'altro, sì, 4 miliardi e mezzo.